i fautori del neoliberismo utilizzano quella che viene definita la strategia dello shock, la shock doctrine, che prevede di approfittare sempre di uno stato di shock del paese per fare in modo che i cittadini siano costretti ad accettare delle misure fortemente antidemocratiche. Quando c'era bisogno di cambiare in Italia il modello economico, la shock doctrine ha riguardato un virus che ha infettato i mercati, si chiamava lo spread, e ci hanno raccontato che il paese era stato mandato nella terapia intensiva dei mercati, quindi bisognava fare presto per debellare questo virus. Come fare presto? Accettare delle distorsioni della democrazia, quindi la caduta di un governo eletto e l'arrivo di un governo imposto, quindi da quegli stessi personaggi che vogliono prendere il controllo. Dopodiché andava cambiato il modello sociale, quindi arriva un nuovo virus per realizzare un nuovo cambio di governo. E se nel caso della crisi dello spread i cittadini hanno dovuto accettare delle misure volute da Mario Monti come il MES, come il pareggio di bilancio, come il fiscal compact, che in qualche modo cambiavano totalmente il modello economico, così i cittadini hanno dovuto accettare durante la pandemia la cessione totalmente della propria sovranità, in alcuni casi anche fisica, per cedere il posto a dei poteri che venivano in quel modo e in quel momento passati invece ad organizzazioni come l'Organizzazione Mondiale della Sanità, tant'è vero che la pandemia ha portato alla riedizione del regolamento sanitario internazionale, RSI, è stato rivisto, che sposta il potere dagli stati, quindi dai popoli, a organizzazioni come la OMS. Fatto questo, ultimo step, bisognava cambiare il modello geopolitico e militare. Come si induce una guerra, oppure per non fare i complottisti, si approfitta di una guerra per fare in modo che i cittadini siano costretti ad accettare di nuovo un travaso di potere, questa volta dalle organizzazioni nazionali verso la NATO. Quindi abbiamo avuto nel primo modello più Europa, perché c'era il virus sui mercati, poi abbiamo avuto più OMS con la pandemia e oggi abbiamo più NATO, perché ti dicono che bisogna passare più poteri alla NATO e soprattutto i cittadini devono accettare di rinunciare ad un modello multipolare, perché le altre superpotenze sono governate da pazzi, quindi dobbiamo ritornare a dare il potere ad un'unica superpotenza. Questa superpotenza, gli Stati Uniti, ti dice che il potere lo va a diluire tra i vari stati grazie alla NATO. In realtà noi sappiamo che se da una parte, e concludo, gli Stati Uniti dicono che il segretario generale della NATO deve essere sempre europeo per fingere di dare il potere agli stati europei, dall'altra parte sappiamo che chi comanda, quindi i vertici militari, sono tutti statunitensi e sono loro il deo ex machina. Quindi più Europa con la crisi dello spread, più OMS con la pandemia, più NATO con la guerra. Shock doctrine.